muoversi, camminare, correre. Ma a me basterebbe potermi grattare sul collo quando ho prurito. Ragiona così William Boselli da Bologna, per gli amici Willy. Da oltre 30 anni una perfida malattia gli ha fermato tutti i movimenti, senza però riuscire a limitare la sua voglia di vivere. In una fase storica in cui ogni giorno ci confrontiamo con limiti, rinunce, impedimenti, ci fa bene ascoltare la voce di Willy, che ha saputo vivere i suoi enormi limiti fisici con fatica, certo, ma anche con freschezza, con ironia, con saggezza. Non riesco a capire se 30 anni fa ho preso il coronavirus, perché io abbracci, baci e tutto il resto, e per me è un'operazione veramente molto difficile. In questi 30 anni tu sei riuscito però a compensare la difficoltà, l'impossibilità di muoverti, quindi di abbracciare, di stringere, di toccare fisicamente le persone. Che cosa puoi dirci a questo proposito? Cos'è stato sostitutivo per te rispetto a questa cosa? Io ho sempre avuto persone che mi vogliono stare vicino, che mi volevano stare vicino, che volevano parlare con me. E adesso non è colpa mia e non è colpa di queste persone, è colpa di tutto il resto. Però io sento la presenza di queste persone, per fortuna. Quindi per te, diciamo, in questi 30 anni, la presenza delle persone è stata così importante da farti sentire che potevi accettare quello che non potevi fare? Questi amici, queste persone, non mi hanno fatto sentire disabile. Io non sono mai stato disabile, perché non ho mai avuto nessun tipo di problema a confrontare. Cioè, io non mi sono mai sentito, non ho mai avuto nessun problema, mai, ma proprio per la facilità che mi permetteva tutto il mondo che mi sta attorno di vivere bene e di accettare tutto senza nessun problema. Willy, raccontami, so che ti faccio male perché in questo momento non puoi uscire e non puoi uscire, mi dicevi, perché molte persone non rispettano i divieti e quindi in qualche modo ti mettono un po' a rischio, per questo non esci. Ma raccontami cosa significa per te poter uscire in carrozzina, fare una passeggiata fuori. Ecco, raccontaci la bellezza di una tua passeggiata. Guardate, io sono una persona molto fortunata. Io ho Ion che mi porta in giro. Un mese e mezzo fa siamo andati in centro a Bologna a piedi e lui mi ha spinto. Andare in centro ci sono più di 4 chilometri, 5 chilometri. Ed è una bellezza perché vedi le persone che ridono, le persone che stanno bene. Questo deve essere possibile a tutti. Tu sei abituato ad avere sempre tanti contatti sociali, persone che ti vengono a trovare, che ti vengono un disastro. È un disastro. Io sono abituato ad avere tante persone, o io vado da tante persone, o tante persone vengono da me. E io da un mese che la mia amicizia è Ion e la televisione. Ed è un casino, cioè io la televisione adesso l'ho spenta, io sto lavando i piatti e per fortuna si sente Max. Ma insomma Willy, ma secondo te questo coronavirus cosa è venuto a insegnarci? Oltre che a creare tutti questi disagi. No, io guarda, mi rendo conto cosa è venuto a spiegarci il giorno che iniziamo a riprendere un po' la nostra vita. Perché se abbiamo capito qualcosa, la nostra vita cambia un po'. Se non abbiamo capito niente, vuol dire che non abbiamo tenuto le orecchie molto aperte. Perché questo coronavirus ci sta dividendo, ci sta tenendo lontani. Non è bellissimo per me. Tu sei stato tante volte a parlare
a sostenere persone che si sono trovate in una condizione di difficoltà motoria, no? In ospedale, sei andato a fare diversi incontri, a parlare con persone che magari avevano poi una difficoltà che era magari molto inferiore anche rispetto alla tua. Come si fa a motivare persone che si trovano a dover rinunciare a una funzione, a un arto, a un... Come oggi le persone sono costrette, anche se solo temporalmente, a rinunciare a spostarsi, a fare delle cose. Io la leva che ho sempre usato è quella di vivere con quello che c'è, non vivere, brontolando perché purtroppo è successo qualcosa. Il giorno che riuscire a godere di quello che hai, non di piangere quello che mancava, puoi cercare di tirare fuori un sorriso il più presto possibile. Guardando un po' oltre, guardando quando usciremo da questa situazione, che cosa ti piacerebbe che le persone, l'umanità, avesse imparato di tutta questa vicenda di isolamento, di preoccupazione, di non potersi toccare, di non potersi frequentare, di non poter vivere la dimensione sociale come la viviamo normalmente? Che cosa da questa privazione pensi che si possa tirar fuori di buono? Io tirerò fuori ancora di più quello che si può fare, quello che non si può, non si... È meglio non fare, ma non solo per me, ma per tutti. Ma la bellezza di poter sorridere a una persona che incontri, invece che cambiare strada. La bellezza di vivere con la persona che incontri, invece di cambiare strada. Questo è assolutamente, per me è una cosa inderogabile, cioè non può essere diverso. Non può essere diverso, io non posso vivere il tempo che mi rimane pensando ma se, ma no, ma sì, io voglio poter uscire, voglio poter sorridere, perché la bellezza è la vita. Cioè, non stiamo parlando di una partita, stiamo parlando di una vita. Io sto parlando della mia vita.